Buongiorno, buongiorno, benvenuti a tutti a questa sesta iniziativa organizzata da Biblioteche di Roma col Servizio Intercultura e il CNR, l'Istituto di Studi sul Mediterraneo del CNR. Oggi siamo alla Biblioteca Franco Basaglia per parlare dell'immigrazione, della lunga storia dell'immigrazione nel quartiere Prima Valle. Passo subito la parola alla responsabile della biblioteca, Basaglia Santina Tarantino. Buongiorno. Buongiorno a tutti e benvenuti, anche se da lontano, in biblioteca. Speriamo di poter ripetere incontri così di presenza. Io devo dire che sono stata molto contenta di partecipare, di ospitare questa iniziativa. Non solo perché in questo quartiere gli immigrati sono una popolazione numerosa e vivace, ma anche perché io stessa mi sento un'immigrata, non solo perché non sono di Roma, ma prima di abitare di venire in questo quartiere, ho abitato anche in altri quartieri della città. E devo dire comunque, voglio parlare di questa esperienza mia nel quartiere. Mi sono ambientata quasi subito a Prima Valle, perché Prima Valle, che come sapete è una delle 12 borgate ufficiali sorte nel periodo fascista, ha proprio l'atmosfera e la vita di una borgata, cioè presto ti conoscono tutti, ti salutano tutti, ti accolgono, se hai bisogno di qualcosa ti aiutano, se non ti vedono qualche giorno ti chiedono come mai, insomma ti fanno sentire a proprio agio e si avverte subito nel quartiere una grande umanità, solidarietà, necessità anche di condividere. Basti pensare ai cortili dei lotti che ci sono proprio qua di fronte alla biblioteca, queste aree all'aperto comuni, dove la gente vive esperienze insieme e si ha proprio la sensazione del vicinato, quello che in città come Roma non esiste più e che io posso associare ai piccoli paesi di una volta, perché forse adesso non è più così neanche nei paesini. È un quartiere molto accogliente, molto colorato, non solo per i murales, ma proprio per le persone di diverse razze che circolano qui. E questo mi è stato di grande aiuto, non solo da un punto di vista personale, ma anche riguardo al mio lavoro, perché io ho sempre inteso il mio lavoro come aperto al territorio, al quartiere, e la biblioteca Basaglia è la biblioteca di Prima Valle, e quindi qua dentro deve entrare proprio il quartiere, il territorio. Ma mi fermo a parlare, diciamo, del quartiere, parleranno persone più esperte di me. Vi do adesso qualche notizia proprio sulla biblioteca. La biblioteca Franco Basaglia, che come sapete si trova in via Borromeo nel municipio 14, è situata in una costruzione dove fino agli anni 70 si trovava un dormitorio. Era nata negli anni 90, 92, 93, si trovava a Montemario in un'altra sede, è venuta in questa sede nel 2005, quando appunto furono smobilitati i dormitori. Il nome della biblioteca prima non era Borromeo come la via, è stato cambiato in Basaglia, diciamo per volontà popolare,
nel senso che il rivoluzionario psichiatra è stato molto presente, diciamo qui a Santa Maria della Pietà, nella zona, quando chiuse il manicomio, diciamo, di Santa Maria delle Pietà. Le persone si sono sparpagliate nel quartiere e quindi in questo quartiere ci sono tantissimi disabili psichici e fu proprio per volontà popolare, un vero e proprio referendum con tante firme presentate poi all'allora sindaco Veltroni che la biblioteca fu intestata a Basaglia. Quindi fu una necessità del territorio, una volontà più che necessità del territorio. La Biblioteca Basaglia sorge in una palazzina a tre piani, circa 1500 metri quadrati di spazi di ogni genere e tipo, oltre alla raccolta dei libri, che circa 55.000 volumi, di cui una parte sono pure in lingua. Abbiamo libri in arabo, spagnolo, rumeno, russo. E via dicendo, una bella sezione insomma di libri in lingua straniera. E oltre a questo, ha tante postazioni per internet, tante postazioni OPAC per consultare il catalogo, una bella e fornita mediateca. E dal 2009, se non ricordo male, è stata anche inaugurata una sezione. Un centro di documentazione dei diritti umani a partire da un fondo che ci è stato consegnato in comodato d'uso da Amnesty International. Abbiamo ampliato con nostri acquisti e quindi abbiamo una biblioteca dei diritti, che devo dire è anche questa molto usata, soprattutto il fondo di Amnesty. Ci viene richiesto anche da altre città, da altri posti. Il ruolo della biblioteca nel quartiere è un ruolo molto importante, un ruolo fondamentale perché è l'unica istituzione culturale pubblica, istituzionale, gratuita, perché non si paga nulla. E poi è una biblioteca di pubblica lettura completa, nel senso che oltre alla possibilità di prendere libri in prestito e cose varie, tutti gli spazi possono essere utilizzati in vario modo dagli utenti. La nostra biblioteca, fra i propri iscritti, ha circa 2.700 iscritti stranieri, e questo per noi è una cosa molto bella perché. Significa che la biblioteca, per vari tramiti, è riuscita ad arrivare anche a queste persone. Un po' per il fondo che abbiamo di libri stranieri, un po' e soprattutto per i corsi di italiano per stranieri. Qui la biblioteca è frequentata da molti stranieri ed è una cosa, devo dire, molto bella perché quando si fanno per esempio i corsi italiano per stranieri e queste persone arrivano, ognuno con il proprio costume tipico, perché molti lo mantengono, è una fonte di non solo di accrescimento culturale, ma anche di confronto fra di loro. Una porta un cibo tipico del proprio paese, uno dell'altro, dell'altro. E insomma, ci sono momenti in cui sembra veramente un luogo multiculturale la biblioteca. O il pomeriggio, dopo la scuola, si riversavano ovviamente nel periodo ultimo, non è più stato così. Studenti di ogni razza che vengono qui, giocano, leggono tutti insieme, senza differenza alcuna. E non è come la scuola, che è una cosa obbligatoria. Loro vengono qui proprio perché scelgono di venire qui e di stare insieme. E questa, secondo me, è una cosa molto bella.
Naturalmente di questo dobbiamo ringraziare molto l'ufficio Intercultura che ha lavorato tanto e bene in tutti i quartieri e ci ha dato, non si vede più, ci ha dato la possibilità di accogliere tutti questi stranieri in biblioteca che sono diventati nostri utenti e che oltre a seguire le attività fatte per loro, create per loro, ormai sono utenti di tutte le attività che fa la biblioteca, di tutte le attività culturali e di promozione alla lettura. Penso che sia una cosa soddisfacente abbastanza. Io lascio la parola a voi. Grazie, grazie Santina. Ci hai subito introdotto in un contesto sociale molto ricco, dove l'interazione è estremamente interessante e anche l'iniziativa di oggi sarà molto ricca. Abbiamo molti, molti relatori, molte relatrici. Quindi io passo subito la parola a Luciano Villani, che è uno storico che ci sta accompagnando in questo nostro percorso. Lo storico delle borgate di Roma, diciamo, lo studioso che più sta affrontando questa tematica. Quindi ci accompagna, abbiamo sempre molto piacere averlo come nostro ospite. E, Luciano, ti lascio subito la parola. Parti con il PowerPoint, Stefano. Subito. Naturalmente ringrazio per questo invito, ho già avuto modo di apprezzare, insomma, queste iniziative, quindi salto i convenevoli anche perché non ho molto tempo e ho anzi paura di andare un po' lungo. Ma io vai anche subito all'altra, ecco, comincerei col dire che il quartiere di Primavalle, il numero 27 secondo la suddivisione toponomastica, è molto più ampio della parte cui siamo soliti ricondurre questo toponimo, insomma, cioè la sua parte storica che coincide con la borgata nata negli anni del fascismo. Il quartiere, come vedete, è ampio, si estende dalle pendici di Monte Mario a nord, arriva fino a Boccea a sud e poi è racchiuso a est e a ovest dalle vie Pineta Sacchetti e Torre Vecchia. Come vedete, anzi, se non lo vedete, ve lo faccio, ecco, perché non si vede molto bene. Questa invece è un po' il cuore, no, del quartiere, che sarebbe la borgata fascista, che occupa una porzione di territorio assai più ristretta rispetto all'intero quartiere. Ecco, io proverò a tracciare un quadro che tenga conto della nascita e dello sviluppo della borgata. Per sommi capi, proverò anche a farlo per il quartiere e i suoi dintorni, cercando anche di capire qual è stato l'apporto delle immigrazioni alla storia antropica di questi luoghi. Vai con la slide. Ma intanto la storia di Primavalle, in questo caso mi riferisco alla borgata di origine fascista, è abbastanza articolata, no? Perché c'è il succedersi di una serie di cicli costruttivi che però non seguono un progresso lineare, diciamo così. Ha un primo ciclo provvisorio, ne segue uno definitivo, ma poi si ritorna di nuovo a un ciclo provvisorio. È un elemento chiave, credo, questo, nella storia della borgata. Oggi chiaramente, insomma, gli insediamenti provvisori non ci sono più, quindi è un problema che è stato assorbito, ma non si può dire che non abbia inciso nella storia di Primavalle. Basti pensare al fatto che il piano di zona 68-69, citato nella slide, servirà a, diciamo, sistemare gli sgomberati dalle casette del 39-40. Quindi ho usato questa parola stratificazione nel titolo di questa slide non a caso perché credo che l'elemento chiave della storia di Primavalle non sia tanto o non solo l'ampliamento della borgata, quanto piuttosto l'operazione di sostituzione edilizia che praticamente si sviluppa per tutto il primo mezzo secolo di storia di Primavalle. Allora andiamo avanti. Ecco, la nascita delle borgate fasciste rispondeva a una serie di impellenze,
reali, anche se la risposta a queste impellenze, perlomeno nella prima fase, non è stata all'altezza, ovvero sia assistere i ceti sociali più bisognosi, in una fase di crisi degli alloggi acuitasi nella seconda metà degli anni 20, ceti sociali che necessitavano di una sistemazione alloggiativa. A costruire le borgate è il governatorato fascista in un momento di forte contrasto con l'ente che generalmente, a cui generalmente si affida questo genere di operazioni, ossia l'Istituto per le Case Popolari, e vanno a abitare nelle prime borgate, soprattutto sbaraccati, sfrattati e anche immigrati. La questione degli alloggi a quel tempo intrecciava, condensava diverse questioni, l'immigrazione naturalmente, il baraccamento, lo sblocco degli affitti e anche le demolizioni che punteggiavano la città sia al centro, nei rioni, sia nella fascia dei quartieri, quindi le operazioni di riassetto urbano che a loro modo anch'esse influivano sulla necessità di alloggi e anche per fasce sociali, per i ceti derelitti li chiamava il governatore Francesco Boncompagni. Le casette di Prima Valle erano casette, come potete vedere, ma va bene anche restare su questa, casette rustiche, diciamo, nei contratti di appalto venivano definite baracche in muratura, questo genere di esemplari. A Prima Valle, però, diciamo che non ci sono alloggi monovano, forse lo si può apprezzare anche da questa planimetria, da cui si vedono, diciamo, gli schemi delle piante di queste casette. Sono generalmente di due o tre vani. E non so se vedete quelle sporgenze che, diciamo, fuoriescono da quelle specie di scatolette, no? Sono i locali per i gabinetti, quindi ogni casetta, ogni alloggio, disponeva di un locale per il gabinetto. E questi sono motivi per i quali a un certo punto Prima Valle diventa addirittura una meta ambita. Per cui chi è in procinto di essere sgomberato dalla baracca scrive all'autorità chiedendo di essere trasferito a Prima Valle perché dopo saranno costruite delle borgate ufficiali peggiori di Prima Valle, in cui gli alloggi appunto sono monovano, in cui non c'è il locale per il gabinetto, ma i gabinetti sono in comune esterni all'alloggio. E quindi diciamo. Chiaramente è una scelta, no? Questa, una preferenza nel novero di queste soluzioni di carattere provvisorio e di ricovero, anche se è un elemento da non sottovalutare, no? Perché siamo soliti pensare che nelle borgate ci si va perché, per un trasferimento forzoso, e invece molti ci vanno perché, in assenza di meglio, chiedono di andare in queste prime borgate proprio per via di queste caratteristiche. È vero però che insomma i primi abitanti che vanno a finire a Prima Valle non è che fossero proprio molto contenti di andarci per una serie di ragioni. Intanto era molto lontana la borgata rispetto alla città, una zona indiscutibilmente eccentrica, dicono anche dall'ufficio tecnico governatoriale, e lo dice anche il delegato ai servizi assistenziali che gestisce questo genere di insediamenti, cioè la Raffaello Ricci. Quindi lontana, Ricci per arrivarci, e ci arriva in macchina, si rende conto, insomma, di quanto si trovi lontano dalla città, ma chi invece arrivarci affidandosi ai mezzi pubblici deve fare tutto una specie di viaggio, partire dal quartiere Flaminio, da Ponte Vittorio, prendere il tram numero 34, arrivare alla fermata del Forte Braschi, e lì c'è l'unica strada che collega la Pineta Sacchetti con la borgata, che è percorsa dall'autobus 136, che per i primi abitanti diventerà praticamente leggendario, diciamo così. E poi è un altro problema molto forte, è che manca l'acqua, quindi c'è questo problema dell'approvvigionamento idrico, quindi una zona, diciamo, poco servita dalle strade e dalle infrastrutture, che sicuramente è anche un motivo
che in qualche modo giustifica la localizzazione, nel senso che oltre al basso costo del terreno, in quella zona erano state costruite tutta una serie di villette. C'è anche una specie di pressione da parte della stampa per fare in modo che appunto questa località sia servita, sia allacciata alla città, un'incombenza che i privati non si vogliono accollare e a cui ci penserà, come spesso accade, insomma, il comune. Andiamo avanti con la slide. Dicevo, i primi abitanti non sono molto contenti di andare a Primavalle, lo si capisce molto bene da questo reclamo delle donne sgomberate da un insediamento di baracche che si trova in località Stazione di San Pietro. Sono i primi abitanti, diciamo, in questa zona dove viene effettuato lo sgombero e la demolizione delle baracche, si deve costruire una scuola, e quindi quando sanno che la destinazione è Primavalle, queste donne si prendono la briga di scrivere direttamente a lui, al Duce: sfrattate dalle baracche di Santa Maria delle Fornaci in attesa di un nuovo domicilio, sono venuti a conoscenza che le abitazioni a loro destinate sarebbero quelle in costruzione alla tenuta di Primavalle, fuori Porta Cavalleggeri, un'ora di cammino oltre la fermata del Forte Braschi. Lasciano considerare che dopo tante domande all'Istituto delle Case Popolari con risposte favorevoli in loro mani, perché i loro mariti sono romani, ex combattenti, militi e fascisti, hanno diritto alle case popolari e non all'esilio come le hanno destinate, facendo presente che tra i suoi vi sono operai che lavorano all'Istituto Poligrafico dello Stato, infermieri, operai di cantieri e altre ditte importanti, fiduciosi di avere una benevola protezione dall'eccellenza vostra, illustrissima, salutano romanamente. Beh, è una lettera molto, molto interessante, che offre tanti spunti, no? Chiaramente questo conformismo, cui era molto difficile sottrarsi, figuriamoci quando si comunicava direttamente con Mussolini. C'è poi questa parola molto forte, no? L'esilio, che fa capire un po' anche il carico di sofferenze, diciamo, no? Che grava su queste famiglie che raggiungono Primavalle, e anche questa rivendicazione orgogliosa della propria romanità, che per alcuni versi risponde, no, a quella che è un argomento al quale le autorità erano molto sensibili. Peraltro lo si utilizza, no, per far capire che si ha diritto di andare nelle case popolari, perché il regolamento prevedeva che le case potessero essere assegnate solo a chi aveva l'iscrizione anagrafica da almeno 3 anni a Roma. E c'è probabilmente anche il fatto che, dopo anni di martellante campagna propagandistica antiurbana e quindi anche anti-immigrati, un po' i romani no, sono propensi a credere che abbiano più diritti da accampare rispetto agli immigrati. Chiaramente c'è anche il fatto che queste donne comunque un po' si espongono, no, facendo questo reclamo. Non è una cosa proprio scontata, generalmente le richieste esaudite dovevano ricalcare lo schema supplica concessione del magnanima del Duce, ecco, vai pure avanti. In questo caso invece è praticamente un reclamo. Ecco, chi va quindi in queste prime casette di Primavalle? Ci sono molti romani, anzi a Primavalle c'è un 63% di romani, e poi, come generalmente avviene a Roma, c'è il peso dei flussi migratori che investono la città, quindi le altre città, gli altri centri del Lazio e le regioni confinanti, no? Le Marche, l'Umbria, l'Abruzzo, alcune regioni meridionali. C'è anche qualche provenienza dal nord, e i mestieri ruotano essenzialmente attorno al settore delle costruzioni, ma non mancano anche tanti mestieri diciamo del popolino, il selciaroro, il carpentiere, ci sono anche tanti autisti, anche se non li ho segnati qui, facchini, eccetera. Andiamo avanti. Ecco, non si vede benissimo questa planimetria, ma l'ho messa soprattutto per dirvi brevemente che a un certo punto vengono installati, lo si diceva anche prima, no? Questi dormitori, qui se ne vedono solo 2, in realtà diventano poi 4. Anche questo non è proprio
un elemento da sottovalutare nella storia del quartiere, perché questi dormitori danno ricetto a persone che in realtà, a dispetto del regolamento anche abbastanza rigido, diventano ospiti fissi del dormitorio, e in qualche modo queste persone poi proveranno, molte ci riusciranno anche a rimanere in borgata attraverso l'assegnazione di un alloggio o provvisorio o definitivo. Andiamo avanti. Ecco, nel 38 finalmente sembra che le cose stiano un po' per cambiare, perché comincia diciamo il secondo ciclo costruttivo, questa volta con costruzioni a carattere definitivo. Nasce questa borgata popolarissima, chiamata costruzioni popolarissime, è una classificazione adottata dallo stesso Istituto Case Popolari, che si è rimesso in moto dopo aver ricucito con il governatorato fascista. E per differenziarli un po' dalle vecchie case popolari, ci sarebbero qui tante cose da dire, cambia un po' il linguaggio, no? Perché il riferimento diventa il linguaggio moderno, i criteri di disposizione dei fabbricati sul terreno che rispondono agli orientamenti di soleggiamento, di areazione, quindi criteri di matrice funzionalista, razionalista. Però a differenza di alcuni esempi di quartieri simili nati nel nord Europa, nelle borgate romane noi abbiamo anche una grande attenzione alla composizione urbana, agli aspetti percettivi. Vai con la successiva slide, lo si può capire bene per esempio, ecco, da questa immagine in cui c'è la piazza, quindi non si rinuncia al riferimento a alcuni elementi spaziali della città storica, la piazza, la corte, e andiamo ancora avanti, c'è questa il porticato, no? I portici, come si vedeva bene nella immagine di prima, e questa diciamo soluzione di chiusura dello spazio che si rifà un po' agli insegnamenti di Camillo Sitte nei suoi studi sulla città medievale, per cui c'è sempre la creazione di ambienti raccolti, di ambienti definiti. Va pure avanti con le immagini. Ecco, un po' le foto di oggi rischiano di edulcorare la situazione della borgata durante il ventennio e anche negli anni 50, quando diciamo magari i cortili non erano così rigogliosi, ma insomma credo che si capisca bene cosa intendo dire per visione tridimensionale, ambiente raccolto, attenzione agli aspetti percettivi. Andiamo pure avanti. Chi va a abitare nella parte diciamo popolarissima di seconda generazione? Io nei miei studi ho teso diciamo a ridimensionare il peso degli sventramenti nei rioni centrali, se non che per Prima Valle invece hanno una certa importanza, perché come vedete un grosso numero di provenienze è proprio dagli alloggi dei rioni, in particolare da Borgo e anche da altre zone, da Via Giulia, da Via della Consolazione. Come vedete però continuano a essere importanti gli sbaraccamenti e anche i trasferimenti in sito, che denunciano il solito problema della sostituzione edilizia, cioè gente che dalle famiglie, che dalle case provvisorie vanno in quelle definitive. Vai avanti. E nel 39 c'è questo passo indietro, quindi l'istituto, che pure aveva criticato il governatorato per aver costruito le casette provvisorie, e invece fa lo stesso errore. Ci sono questi lotti di casette ricovero, in questo caso alcune monovano, e poi i cosiddetti edifici semirurali che si trovano qui a destra, questi orti di 100-150 metri quadri, quindi è la nuova edilizia semirurale, diciamo, molto decantata dal regime, questo passo indietro, insomma, risponde anche all'esigenza di affitti più bassi. Lo so che stiamo... Luciano, ti devo chiedere di chiudere in un minuto, altrimenti non riusciamo... Mamma mia, guarda... Prova a condensare, tanto poi dopo diamo la parola a un altro storico, vediamo se... Bene, no, volevo soltanto, andando molto avanti,
Purtroppo non possiamo parlare di quello che succede negli anni 70, quando invece c'è una questione molto centrale, cioè il trasferimento e l'abbattimento di queste casette, il trasferimento negli anni 167, che ci dice molto anche su un aspetto fondamentale della storia della borgata a cui si faceva cenno prima, cioè il mantenimento del legame sociale, diciamo, radicamento soprattutto per famiglie che si stabilisce in questa come in altre borgate. Volevo dirvi due cose sul resto del quartiere. Vai avanti, Stefano, se ci riesco in 2 minuti. Vai ancora molto avanti, vai, vai, vai. Vai ancora, vai di 4, 5, 6 slide. Ancora. Ecco, vai ancora avanti. Negli anni 50 e 60 lo sviluppo demografico di Primavalle come quartiere è uno dei più importanti a Roma. Si arriva in pochi anni, una decina d'anni, da 30.000 a 80.000 abitanti, e molto di questo sviluppo è uno sviluppo di carattere abusivo. Questa che vedete in nero è la borgata storica, e questa invece a righe è, diciamo, la, non so se lo leggete il numeretto, ma è proprio, diciamo, comprende tutto l'attuale quartiere praticamente di Primavalle, è la parte dei nuclei edilizi riconosciuta da una delibera del 1935. In pratica, in questa zona, in qualche modo la borgata fa da traino per questi insediamenti, diventa una zona di espansione più o meno abusiva. Le parti, diciamo, di queste borgate abusive in cui la presenza degli immigrati è assolutamente centrale, vengono poi delimitate da più delibere di perimetrazione, che però non riescono ad arginare il fenomeno dell'abusivismo, e da qui, insomma, si realizzano, nascono tutta una serie di nuclei edilizi, appunto, di carattere spontaneo, o che dir si voglia, forse abusivo sarebbe la parola più corretta. Tant'è che ancora oggi ci sono alcuni nuclei di cosiddetta zona O, di ristrutturazione urbanistica. Ecco, noi oggi sappiamo abbastanza ormai della borgata storica, sappiamo forse qualcosa in meno di questi nuclei, che sono quelli anche molto abitati dagli stranieri, anche perché gli affitti sono più bassi. Quindi forse, insomma, cercare di capire quello che succede a Palmarola Selvanera, San Giusto Podere Zara, Mazzalupo, che sono i toponimi, no, di queste zone O di origine abusiva, può essere altrettanto importante come conoscere la storia della borgata storica. Forse si rischia la frammentazione, ma possiamo riuscire magari a saperne qualcosa in più di dove ho. Abitano oggi tanti romani e quali nuove relazioni vengono sviluppate rispetto alla tra queste zone e il resto della città. E ho finito. Salve, scusate, ho avuto un problema con la connessione, sono cose che capitano con questi mezzi. Non so se mi avete sentito, io ho ringraziato Luciano, insomma, abbiamo notato che i materiali che avevi preparato sono molto, molto numerosi, molto ricchi. Scusa se ti devo interrompere, ma abbiamo bisogno di dare spazio a tutti, e quindi metteremo poi a disposizione le tue slide, se sei d'accordo, sul sito del progetto, sul sito roma150immigrazioni.it, in cui via via stiamo caricando tutti i materiali che possono anche essere consultati dalle persone a casa. E io a questo punto saluto Luciano, ti ringrazio, e comunque possiamo anche avere un momento finale per continuare questo discorso storico, che però in questo momento continua, lo proseguiamo con Alessandro Guarnacchi, collegato alla biblioteca Basaglia, dove abbiamo prima Santina. Bene, Alessandro, allora Allora, lascio la buongiorno parola. intanto, vi ringrazio per l'invito e ringrazio Villani perché la ricostruzione, chiaramente poi sapevamo bene
ci eravamo già incontrati con Villani anche proprio qui nella Biblioteca Basaglia, la ricostruzione proprio del periodo della fondazione della Borgata è stata completa proprio. E tra l'altro ci ha lasciato, probabilmente chiuso dai tempi, ci ha lasciato esattamente nel momento in cui dalla Borgata praticamente noi passiamo al quartiere. Proprio all'inizio Villani aveva fatto vedere una prima slide in cui si vedeva la dimensione diversa fra Borgata e quartiere. Proprio negli anni 50 Prima Valle non è più soltanto la Borgata storica con la sua origine nel periodo fascista, ma diventa quartiere vero e proprio. Il quartiere 27, che è in parte tratto dal vecchio suburbio Aurelio e suburbio Trionfale, una parte di questi vengono accorpati e diventa a sua volta il quartiere Prima Valle e il quartiere 27. Ma perché è importante e significativa la data appunto degli anni 50? Perché è finito il piano Guidi, primo. Non è stato completato rispetto al progetto, ma sicuramente lì termina quella fase costruttiva della Borgata attraverso l'istituto Caseo Polari. Tanto che i nuovi lotti vengono realizzati poi dal Genio Civile, quindi c'è una prima fase di stallo. Ma succede invece un'altra cosa, le lottizzazioni degli altri terreni, perché non tutti gli spazi di Prima Valle erano destinati a edilizia pubblica. Dal momento che la società e le società, perché poi dietro il nome Alba, che era la società che aveva acquisito tutta l'area del Prima Valle, della tenuta di Prima Valle, del patrimonio di San Pietro, in effetti c'erano diversi costruttori romani, dai Talenti ai Ghezzi, ai Federici, i Cherubini, quindi era un'area che era oggetto comunque di un forte interesse di lottizzazione. Ma nel 50 succede una cosa particolare: il nome di Prima Valle acquista una connotazione estremamente negativa, lo acquista sia per le situazioni precedenti legate alla resistenza, alla guerra, alla lotta degli edili e alla morte di Tanas. Quindi da una parte c'è una connotazione di un territorio fortemente politicizzato e caratterizzato dall'altro tutto a sinistra, e poi avviene il delitto di Anna Della Bracci. Due cose di per sé che sembrerebbero avere pochissimo interesse rispetto allo sviluppo di una borgata invece del territorio, invece ce l'hanno in maniera fortissima, perché le lottizzazioni a quel punto avvengono non più per grandi aree, ma per piccoli appezzamenti. E noi assistiamo proprio negli anni 50, una piccola avvenimento era già successo negli anni 20, nel 24, 25, 26, intorno all'area della Pineta Sacchetti, c'erano già state piccole lottizzazioni. Ma negli anni 50 è tutta l'area che viene lottizzata con uno spezzettamento e la costruzione di case soprattutto in economia. E qui abbiamo il primo grosso arrivo di immigrati non legati direttamente all'assegnazione di case popolari. Tant'è vero che è proprio negli anni 50 che noi abbiamo i primi immigrati addirittura dal Veneto, dal Friuli Venezia Giulia, poi sentiremo Anna Maria Di Maio. Abbiamo immigrati non soltanto dalle province del Lazio, ma i primi immigrati dalla Calabria, immigrati in maniera molto forte dall'Abruzzo, dalle Marche. Perché c'era la possibilità di arrivare a Prima Valle non attraverso l'assegnazione delle case popolari
o l'eventuale occupazione, ma direttamente con la costruzione in economia di alloggi privati. Quindi proprio negli anni 50 abbiamo questo primo grosso afflusso di immigrati. Un afflusso che diventa esplosivo poi negli anni 60-70. Credo che vada fatta una premessa di fondo. Le case popolari e l'assegnazione alle case popolari fa sì che ci sia una stratificazione, quasi un blocco nei movimenti abitativi. Chi entra in una casa popolare chiaramente ci resta fino alla morte. E questo vuol dire complessivamente che la popolazione a Prima Valle era abbastanza bloccata. Quelli erano, quelli sono rimasti, noi ancora oggi siamo la gente che è arrivata, ormai anziani, ma che sono arrivati con la costruzione della borgata iniziale. Il fatto invece che vengono realizzate abitazioni private crea una mobilità maggiore. Soprattutto crea dei piccoli agglomerati di provenienze dallo stesso territorio, dallo stesso paese. Praticamente chi arriva si portava poi dietro i fratelli, i nipoti, gli amici. Quindi abbiamo queste due presenze di una popolazione molto stabile, una popolazione in arrivo e che tendeva anche a creare un movimento. Negli anni 60 ricomincia una espansione anche di interventi da parte dello IACP, quindi c'era un bisogno estremo di nuove abitazioni, non più con secondo gli schemi del razionalismo e del piano guidi, ma costruzioni in verticale, che quindi occupano meno superficie ma con più densità abitativa e che sono rivolte agli abbattimenti, in questo caso delle vecchie borgate, soprattutto della zona est di Roma, quindi dal Tiburtino, Palmerina, dal Mandrione. Quindi abbiamo in questo caso uno spostamento di Roma per Roma. Mentre negli anni 70 lo sviluppo diventa ancora più forte con l'abbattimento delle vecchie casette a Prima Valle, delle casette appunto quelle storiche che ricordava le prime insediamento del 31, e la realizzazione di palazzoni in questo caso addirittura. Non più neanche le palazzine, ma palazzoni da 7-8 piani, con un inglobamento come numero di persone che è incredibile, lo accennava prima Villani. Prima Valle borgata è passata effettivamente dai 30.000 abitanti più o meno della fine della guerra, siamo all'inizio degli anni 50, ai 60.000 come borgata, ma come area in cui comprendere Prima Valle, quindi diciamo complessivamente quella compresa tra Mattia Battistini, via Boccea, via Torre Vecchia, quindi quella che attualmente viene poi identificata come la Prima Valle, noi siamo arrivati addirittura a 230.000 abitanti. Pensate che nei dati statistici del 71 la densità abitativa di Prima Valle era di 236 abitanti per chilometro quadrato, quando quella di Roma complessivamente era attestata a 128 abitanti per chilometro quadrato, e addirittura l'Aurelio, che è proprio la zona accanto, quindi la Pineta Sacchetti, quella zona lì, si attestava a 61. Quindi c'era un passaggio incredibile da tra due territori addirittura contigui. Questo aumento di popolazione è un aumento non interno, ma è un aumento di immigrazione. Immigrazione in questo caso legata allo sviluppo edilizio di quei periodi,
a Roma, ma poi in tutta Italia, la speculazione edilizia, quindi tantissima mano d'opera che arrivava e che chiaramente andava a cercare alloggio, alloggio in parte, quando era possibile, dentro le normative dell'Istituto Case Popolari, e in parte con la realizzazione di case private, le prime che erano state fatte con licenza, molto probabilmente su quelle piccole lottizzazioni, vennero tutte rialzate. Quindi siamo passati da casette da un piano a due, tre, quattro piani. Quindi in questo senso c'è stato un afflusso con una carenza a quel punto dei servizi incredibile. Alla fine degli anni 70 la situazione si ferma. Si ferma perché a Prima Valle non esistono più spazi veri e propri. Gli sviluppi successivi avvengono nelle aree contigue, con cui Prima Valle poi è legata direttamente. Sono il Quartaccio, Torre Vecchia. Queste sono le due aree in cui si sviluppa. Tant'è vero che i piani di riqualificazione e i piani di sviluppo vengono intesi come piani di sviluppo di Prima Valle Torre Vecchia e Prima Valle Torre Vecchia Quartaccio, con un legame fortissimo fra gli abitanti di queste due nuove zone e la vecchia borgata. Il legame è determinato proprio dal fatto che le case popolari avevano visto un sovraffollamento, l'occupazione di spazi anche non idonei, e quindi le nuove costruzioni vengono dedicate soprattutto, in maniera particolare, ai sovraffollamenti, le case non idonee, i sottoscala, i locali caldaie, i locali fontane, gli stenditoi che erano occupati abusivamente a Prima Valle e vengono riassegnate appunto a Torre Vecchia, al piano 074 e poi al Quartaccio. Ma sono anche gli anni in cui il quartiere, la borgata complessivamente, invecchia. E l'invecchiamento fa sì che ci sia un afflusso, in questo caso completamente diverso, di immigrati. Cominciano ad arrivare immigrati che si dedicano al servizio alla persona. Quindi soprattutto immigrati dall'est, diciamo dai paesi dell'est, dalle Filippine, dal Sud America, per fornire servizi agli anziani che ormai stavano, che erano rimasti dentro la borgata. È il primo processo di immigrazione dall'estero, legato complessivamente a questo. Le fasi successive sono ancora le immigrazioni, sempre dall'estero, legate all'edilizia, visto che complessivamente le attività principali della popolazione rimane erano molto legate all'edilizia. Prima Villani, e termino perché credo che aver fatto appunto un po' un quadro della situazione. Prima Villani accennava a dove vivono complessivamente i nuovi immigrati, gli stranieri. A Prima Valle noi abbiamo questa situazione che è abbastanza evidente. Nelle case popolari, nelle vecchie case popolari, c'è una presenza, ma non fortissima, di immigrati, proprio perché la residenza è di chi ha la proprietà della casa, di chi ha il regolare contratto. Mentre intorno, in quella che era stata appunto lo sviluppo urbanistico dell'edilizia privata, lì abbiamo una fortissima presenza di immigrati stranieri. Quindi in tutta l'area, per esempio intorno alla stazione metro Battistini, in tutta l'area che risale su via Monti di Prima Valle, via Pasquale II, via di Torre Vecchia, la presenza straniera è molto molto incisiva. Scusate tutti, qui abbiamo un po' di problemi tecnici con la connessione. Purtroppo non essere in persona, non essere in presenza, non solo impoverisce un po' i contatti fisici, ma porta anche a dipendere dai capricci di una rete internet. Quindi scusateci ancora. Comunque Alessandro, mi sembra che tu fossi riuscito, nonostante tutto, a chiudere il discorso e a lanciare, ad aprire
alla seconda fase dell'immigrazione, che è quella che affronteremo poi nella seconda parte. Ma prima di arrivare a questa parte, abbiamo una relatrice che è una migrante interna, una testimone di un'esperienza di immigrazione, la signora Anna Maria De Maio, che appunto adesso ci racconterà. Le lascio subito la parola e la ringrazio. Grazie a tutti voi di questa opportunità che mi è stata data di portare la testimonianza di una migrazione che non è solo una migrazione interna Roma per Roma, ma anche una migrazione da un'altra regione, perché io in realtà sono nata in provincia di Venezia e all'età di 4 anni mi sono famiglia trasferita a Roma, ma allora abitavo nel quartiere Prati. Poi, nel momento in cui mi sono sposata nel 1976, mi sono trasferita a Primavalle, quartiere che non conoscevo per niente, perché le mie conoscenze su Roma si fermavano da un lato a Balduina e giusto arrivavo fino al Policlinico Gemelli, a cui allora accedevo attraverso la via Damiano Chiesa, che era stata appena costruita, e mi ricordo che addirittura ancora presentava una serie di cumuli di immondizie quando si percorreva la strada, perché non era molto trafficata. Arrivata nel 1976 a Primavalle, anzi per dire la verità a Torrevecchia, perché il nostro indirizzo era via Vincenzo Viara de Ricci, anche se c'è un errore di toponomastica, perché in realtà la strada dovrebbe essere intitolata a Vincenza Viara de Ricci, che è stata una nobildonna del Cinquecento, nato una sua casa all'ospedale di Santa Maria della Pietà, che all'epoca era al centro di Roma. E la denominazione della strada poi è cambiata, perché la strada in cui era sorto il comprensorio dove noi abitiamo, all'epoca era una strada sterrata, quindi senza nome, poi negli anni Ottanta è stata denominata via Francesco Bonfiglio, e quindi questo adesso è il nostro indirizzo. Io abito qui oramai appunto da 45 anni e ho assistito anche al tutto lo sviluppo della zona. Io per esempio quando sono arrivata vedevo a via Pietro Maffi c'era chiuso il cinema che allora si chiamava Cinema Niagara, poi ho assistito alla sua riapertura come Galaxy e purtroppo devo dire che adesso ho riassistito alla sua chiusura, quindi il cinema è chiuso. Ho assistito per esempio a quando finalmente è stato risolto l'annoso problema del passaggio a livello all'altezza dei Monfortani, perché allora c'era questo passaggio a livello che a un certo punto abbassava le sbarre, e io mi ricordo allora accompagnavo i ragazzini a scuola a via Taverna e pareva impossibile nel momento in cui bisognava arrivare a scuola di corsa alle 8:30 si chiudevano le sbarre del passaggio a livello e bisognava aspettare, tant'è vero che una volta, mi ricordo, per riuscire a passare, restammo presi con la macchina fra le due sbarre, dei gentili signori ci aiutarono sollevandole a mano e facendoci passare prima che arrivasse il treno. E così ho assistito a tanti altri cambiamenti di zona. Ho avuto modo di frequentare naturalmente la Biblioteca Basaglia, e avendo la possibilità di partecipare alle tante attività della biblioteca e a tanti altri interventi che ci sono stati sul territorio, che considero un po' oramai come mio territorio di appartenenza, e quindi vorrei e auspicherei un costante sviluppo, soprattutto dal punto di vista culturale. Io mi occupo molto dei ragazzi, perché faccio parte di un'associazione che si chiama Gruppo di Servizio per la Letteratura Giovanile, e auspicherei non soltanto un incremento della biblioteca che già svolge un'ottima attività in tal senso, ma all'incremento di spazi culturali. Qui per esempio non esiste un teatro, il cinema appunto ha chiuso, adesso sì c'è il cinema Andromeda a parte le chiusure attuali per la pandemia, ma non esistono centri sociali per la nostra gioventù,
E quindi invece sarebbe auspicabile che ci fossero per permettere lo sviluppo culturale di tutti i nostri ragazzi, a cui io sono particolarmente interessata, anche perché avendo avuto 5 figli, adesso ho 5 nipoti, e quindi lo sviluppo e la crescita culturale della nostra gioventù mi sta particolarmente a cuore. E sono disponibile se c'è qualcuno che vuol fare qualche domanda, ma non vorrei rubare spazio agli altri interventi. Grazie. Benissimo, grazie, grazie Anna Maria, memoria storica del quartiere, insomma un punto di riferimento per il quartiere. Beh, se ci sono poi domande e curiosità da parte del pubblico, ricordo che è possibile scrivere nello spazio dei commenti di Facebook delle domande, delle osservazioni, e noi le riporteremo poi ai relatori. Beh, quindi Anna Maria, rimaniamo poi comunque sempre legati, sempre qua, sempre legati, e vediamo poi se alla fine della mattinata avremo anche un altro la possibilità di riprendere la parola. Bene, grazie. Passo a questo punto alla seconda parte del nostro incontro, che viene aperta da Angie Mubiai, scrittrice e anche docente all'Istituto Superiore Gassman, che appunto ha il compito, in qualche maniera, un po' è stato già fatto da Alessandro Guarnacci, però di aprire poi appunto a questa seconda fase dell'immigrazione nel quartiere di Prima Valle. Angie, ti lascio la parola, grazie, grazie per essere qui con noi. Grazie a voi, ringrazio naturalmente sia il CNR, ma in particolar modo le biblioteche di Roma e la Biblioteca Basaglia, a cui sono molto legata per vari motivi, sia per la sua funzione, ma proprio per il fatto che in effetti ha costituito un punto saldo nella vita di molte persone di Prima Valle, appunto anche quando stava prima via Sarotti e bisognava attraversare quel famoso passaggio a livello per arrivarci. Ebbene, è la seconda parte dell'immigrazione, cioè l'altra faccia dell'immigrazione. Il percorso un po' dell'immigrazione, questa volta straniera, proveniente da altri paesi, è stato un po' tracciato da Alessandro Guarnacci. Vorrei piuttosto parlarne dall'interno, cioè vorrei dare un punto di vista dall'interno, perché io per rappresentare un po' quell'altra parte, diciamo, naturalmente non in modo scientifico, perché non vi parlerò di quello che ho sentito e usando un po' quella percezione che ha la valenza che ha, insomma, appunto come testimonianza. Io sono arrivata a Prima Valle nel 78, ero in Italia già da un paio d'anni, piccolissima, a seguito dei miei genitori, e per un lungo periodo di tempo, insomma, prima infanzia, sì, giovinezza, Prima Valle era tabù. Era un posto che io abitavo a Torre Vecchia, abito tutto a Torre Vecchia, e per la mia famiglia passare per Prima Valle era tabù, per cui mi ricollego anche a questo, a quell'aspetto di percezione negativa che si aveva di Prima Valle. E appunto io, come altre persone straniere, insomma, quindi che non avevano un background italiano e quindi di conoscenza un po' di
di Roma, di quello che era la storia romana, appunto in senso stretto, di vita popolare, come posso dire. E, insomma, consideravamo quella parte un posto, insomma, da non frequentare. E questa percezione è cambiata, naturalmente cambiata, naturalmente insomma, ci sono stati periodi di come dire di approccio, di conoscenza, soprattutto per quel che mi riguarda, e, anche perché proprio la connotazione di Prima Valle ha avuto una mutazione, per così dire. D'altro canto, la popolazione invece di immigrazione straniera, appunto abbiamo visto la presenza delle persone dedite alla cura, quindi provenienti soprattutto dall'est. E bisogna aggiungere anche, sempre in questa come dire, in questa collocazione, insomma, di prestazione di cura, una certa fetta di popolazione proveniente dalle Filippine, e che insomma ha popolato probabilmente più non prettamente Prima Valle, perché come abbiamo sentito in effetti Prima Valle era sì, si può dire era adesso molto cambiata, ma era abbastanza chiusa, anzi aveva un'identità molto marcata e molto ferma, direi. E ancora aggiungerei il campo nomadi che ha sempre alleggiato sulla zona, su una vasta zona anche limitrofa rispetto a Prima Valle, ed è sempre stato molto presente con i suoi abitanti, insomma. Quindi un po' questa è la connotazione. Africani molto pochi, direi, parlo sempre del periodo del più o meno degli anni 80 fino ad arrivare agli anni 90, moltissimi legati al Gemelli, appunto come studenti, e, come nel caso appunto di mio padre, diplomatici. E poi nordafricani molti, sempre in modo relativo. E questo un po', diciamo, è stata la colorazione, passato in termine, delle zone limitrofe a Prima Valle durante insomma verso la fine del secolo scorso. Poi tutto questo è cambiato. Per riportare appunto alla percezione che ho avuto io appunto durante la prima parte, insomma, della mia vita legata alla famiglia, e poi una volta usciti, perché poi avendo come dire lavorato quasi sempre poi a Prima Valle in senso stretto, e effettivamente ho potuto notare il cambiamento di percezione anche di queste altre realtà che si stavano inserendo in Prima Valle. E mi riallaccio alle parole un po' con cui abbiamo iniziato questo racconto, questo percorso della direttrice della biblioteca, e cioè che in effetti Prima Valle ha accolto in vario modo, come dire, ha accolto come nel tempo, anche il concetto di accoglienza è cambiato nel tempo. Ciò non vuol dire che ci siano stati dei periodi di attrito, di opposizione,
Spesso questa opposizione è stata, come dire, certo indirizzata, ma come dire, c'è sempre stata una parte, quantomeno forse minoritaria, insomma, sempre rispetto ai periodi e ai cambiamenti anche, come dire, trasversali o più ampi della società, in cui si faceva fatica un po' a stare nel quartiere, si aveva paura di uscire in quanto stranieri, dico, e anche se insomma si può anche generalizzare questo, a volte si aveva paura, insomma, in generale basta. E questo un po' per, come dire, per dire che si tratta di un luogo molto ampio, di ampio respiro, un luogo che spesso ha manifestato veramente le anime presenti a Roma, tutte le anime presenti a Roma, nel bene e nel male. Concludo annotando soltanto, come dire, l'ultimo passaggio, cioè le seconde e terze generazioni che sono ormai sotto gli occhi di tutti, cioè la presenza dei figli dei primissimi immigrati che insomma popolano appunto le nostre scuole, le nostre vie, le nostre strade, e che diciamo hanno senza dubbio una percezione diversa dalla nostra. Lo dico dalla mia generazione, che già era una seconda generazione, ma una seconda generazione un po' legata ancora a un vecchio modello di percezione dell'immigrazione. E lo dico perché ho una figlia adolescente, frequento la scuola e quindi vedo la relazione che si è instaurata che si instaura quotidianamente tra i ragazzi. Mentre quando io andavo a scuola, effettivamente lo straniero, era percepibile, era percepito quanto straniero, con tutti gli annessi connessi, insomma, e ripeto, sempre nel bene e nel male, oggi questa percezione, questa manifestazione almeno, è molto ridotta, soprattutto tra pari. E il problema spesso, e credo che ce lo accennerà presto Barbara Quagliarini, è quando escono fuori, insomma, è più il rapporto con gli adulti. Angie, grazie moltissimo per questa riflessione che parte sì da un'esperienza autobiografica, ma che, quindi, va molto oltre, è proprio una riflessione complessiva, sia sulla complessità, sulla varietà delle esperienze che si possono vivere in un quartiere grande e complesso come quello di Primavalle, che in effetti è riduttivo anche forse trattare come un quartiere, sarebbe forse più proprio trattarlo come una città, o comunque come un agglomerato urbano con una complessità molto molto importante. E soprattutto grazie anche per aprire il discorso sulle seconde generazioni, un discorso che avevamo affrontato in maniera più diretta nell'incontro fatto al Pigneto con Fahim Bouyan, che appunto aveva proprio dato un'espressione anche artistica a questo tema, ma in effetti è la sfida che abbiamo oggi, che abbiamo per i prossimi anni. Bene, allora ringraziandoti e salutandoti, invitandoti a rimanere ovviamente con noi per eventuali altre sollecitazioni, per un eventuale altro giro di relatori. A questo punto do il benvenuto a Bing Zhu. Ciao, buongiorno. Buongiorno, altra, appunto, che...
Sì, va benissimo, ma ti sentiamo bene, abbiamo fatto anche le prove con le mascherine, riusciamo a sentirci. E appunto, a cui che ringrazio per essere qui e che ci parla della sua esperienza di immigrazione nel quartiere, nel rapporto con questo quartiere. Bing, ti lascio la parola. Allora, salve a tutti, scusate per la mascherina, come ho detto sto a negozio, allora mi devo tutelare un pochetto. Allora, sto qui dall'89, sono venuta all'età di 12 anni, sono di nazionalità cinese, adesso ho una cittadinanza comunque italiana, sto qui dall'89, diciamo che sono venuta all'età di 12, ho iniziato a frequentare le scuole italiane lontano dal quartiere di Prima Valle per i primi 3 anni. Nel 91 siamo venuti con i genitori nel quartiere di Prima Valle a aprire il ristorante. Scusate, un attimo. Allora, ristorante cinese, e abbiamo fatto insomma ristoratore per più anni, dopodiché i genitori comunque sono diventati più grandi con l'età maggiore, hanno smesso. E nel 2002 sono diventata negoziante di Prima Valle, quasi ormai secolare, perché siamo 20 anni come negozianti, di un negozio di casalinghe a Prima Valle. E il resto, diciamo, come straniera mi sono trovata molto bene, non perché o Prima Valle o non è, in generale in Italia ci siamo trovati bene. E molta gente pensa che il Prima Valle è pericoloso, è strano, e insomma, forse, come ti posso dire, come persona fisica ci siamo trovati bene, come negoziante pure. Alla problemi gravi noi personalmente non abbiamo avuto. E negozio avviato, e poi adesso noi attualmente siamo 2 ragazzini che sono grandi, 18 anni, 15 anni, che ormai sono italiani perché sono nati qua, che vanno a scuola. E il resto che vi dico, cioè per me Prima Valle è tutto ok, logicamente vedi alti e bassi nei quartieri, perché comunque è un quartiere leggermente meno curato sotto alcuni punti di vista, perché vedi delle cose su alcuni bambini, ragazzini che comunque sono più piccoli e che sono un pochetto trascurati dai genitori stessi. Allora questo poi noti qua, tiene un piccolo differenza, ma il resto tutto a posto. Sto a negozio, purtroppo non posso stare molto a telefono, che c'ho il cliente che starà facendo la fila e così. Benissimo. Ok. Grazie Bing, abbiamo inserito il quartiere in questa iniziativa proprio. Okay, grazie alla tua presenza, abbiamo proprio fatto entrare uno spaccato di vita quotidiana del quartiere. Allora ti lasciamo al lavoro ai tuoi clienti. Grazie. Grazie. Grazie, ciao. Anche tu hai ripreso il discorso delle seconde generazioni, il discorso appunto dei ragazzi. E a questo proposito la parola passa naturalmente in maniera molto lineare a Barbara Quagliarini dell'Istituto Statale Vittorio Gassman, che appunto insieme alle colleghe hanno fatto un percorso molto interessante con le loro classi. A questo punto le passo la parola. Grazie per essere qui. Grazie a voi per questo invito, grazie alla biblioteca, che per me è un luogo carissimo e che rappresenta sempre una sorta di pandan culturale, diciamo, con noi che siamo un po' in trincea lato scuola. Io insegno da 23 anni in questo liceo e abito nello stesso quartiere, e non ci sono nata, ci sono venuta proprio per scelta, e devo dire che la mia è un'esperienza un po' in primis di immigrata a Prima Valle, dove sono venuta a vivere appunto nel 95. E la Biblioteca Basaglia è stata sempre un punto di riferimento per me. Quando potevamo uscire portavo le classi dei piccoli, cioè del primo anno del liceo, in biblioteca, facevo fare la tessera, era un luogo che serviva moltissimo a noi come scuola, come riferimento appunto culturale. In sostanza noi ci troviamo in un liceo enorme con più di 1300 studenti su 3 sedi, tutte dislocate nel quartiere.
quartiere, la principale sta su via Pietro Maffi, e una succursale sta su via Torre Vecchia, un'altra succursale sta a Monte Spaccato, e ci troviamo di fronte a una realtà che diventa di anno in anno più variegata, perché abbiamo studenti stranieri, abbiamo studenti di genitori stranieri che neanche, diciamo, consideriamo stranieri, hanno fatto tutte le scuole in Italia, quindi hanno le stesse identiche competenze e conoscenze degli studenti italiani, ma abbiamo anche studenti che vengono, si ricongiungono ai loro genitori proprio invece per le scuole superiori, e questi sono quelli che rappresentano un po' la sfida più interessante per noi, perché effettivamente spesso sono ragazzi che non hanno avuto nessun contatto con l'Italia, anzi l'Italia ha un po' rappresentato per loro quel posto lontano che si era appropriato dei propri genitori, e che loro raggiungevano mediamente qualche giorno prima di cominciare il liceo, quindi con delle difficoltà linguistiche enormi che noi ci siamo trovati spesso e volentieri a dover gestire con i nostri strumenti interni, e cioè soltanto con la capacità di alcuni di noi, alcuni anche titolati per fortuna, diciamo, insegnare l'italiano o comunque almeno una base di italiano a questi studenti, e poi successivamente a valutare studenti di lingue madri completamente diverse dall'italiano e diverse tra di loro, in modalità che spesso non erano minimamente adeguate. Quindi per questo parlo di sfida, e di sfida molto interessante dal punto di vista tecnico. La mia collega Angie, che mi ha preceduta, è stata spesso interprete proprio necessaria per avere un primo contatto con ragazzi provenienti da paesi di lingua araba, e questo, diciamo, è stato possibile appunto grazie alla sua presenza. A volte noi ci troviamo di fronte a ragazzi che parlano un po' di italiano, a volte non parlano niente, e per noi diventa appunto complesso. E quello che invece è per niente complesso è la relazione dei ragazzi all'interno della scuola, perché effettivamente possiamo notare come i nostri ragazzi non abbiano la percezione dell'estraneità. Il nostro liceo è una scuola che fa dell'accoglienza, dell'integrazione, proprio uno dei punti nodali del piano dell'offerta formativa, ma soprattutto dell'atteggiamento che abbiamo tutti noi. E quindi trovandoci in questo territorio così complesso, abbiamo parlato di quartiere, io adesso non credo di avere dei dati aggiornatissimi, sicuramente Sandro Guarnacci ne sa più di me, ma Prima Valle credo che ormai abbia qualcosa come 300.000 abitanti, è un municipio gigantesco anche dal punto di vista territoriale, quindi ci troviamo davvero in una condizione che è una condizione varietà da tutti i punti di vista, socio-economico, linguistico, culturale, nonostante Prima Valle non sia più quella degli anni 70, appunto non lo è più, ci troviamo di fronte comunque a una varietà culturale che per noi che siamo un liceo è particolarmente interessante, direi, da gestire. Quindi la nostra esperienza è un'esperienza che procede con i nostri strumenti interni, con le nostre competenze, appoggiandoci moltissimo su quelli che sono gli altri centri culturali, appunto la Biblioteca Basaglia, e cercando di portare i nostri studenti indipendentemente dalla loro provenienza, e quindi superando quelli che sono problemi linguistici, culturali,
cercando di portare ai nostri studenti, dicevo, delle esperienze che possano essere un ulteriore arricchimento oltre al percorso liceale. La Biblioteca Basaglia è stata importantissima per noi nel portare avanti un ultimo progetto che siamo riusciti a concludere prima della pandemia, che è stata proprio il confezionamento dalla A alla Z, portato completamente avanti dai nostri studenti, di un lungometraggio che si intitola L'altra Roma e che è proprio sulla storia del quartiere di Primavalle e che prende in esame episodi storici importantissimi avvenuti nel quartiere e che hanno interessato moltissimo i nostri studenti e che alla fine sono tutti confluiti all'interno di questo film che, pensate, dovevamo presentare proprio al territorio e proprio alla Biblioteca Basaglia il 5 marzo del 2020, cioè il giorno in cui sono state chiuse le scuole ed è iniziato il lockdown. Quindi, come possiamo concludere, perché voglio essere molto sintetica, il discorso legato alla scuola? Noi siamo l'ultimo ordine di scuola, dopo i 16 anni non c'è più obbligo scolastico, quindi siamo quelli che ci troviamo di fronte a due grossi gruppi, diciamo, di studenti stranieri, quelli che, come dicevo prima, neanche possiamo considerare stranieri, hanno fatto tutte le scuole in Italia, sono nati in Italia, sono ragazzini che hanno un cognome diverso, ma che in realtà hanno la stessa preparazione scolastica, anche se ovviamente dal punto di vista culturale la famiglia spesso fa la differenza, dal punto di vista culturale o religioso, e da un'altra parte invece studenti arrivati in Italia da pochissimo. Ovviamente la gestione è molto diversa. A questi gruppi affiancherei un gruppo di, diciamo, immigrati sui generis, che sono quelli che vengono un po' dall'anello suburbano, che hanno svolto tutte le scuole. Noi siamo molto ben collegati col treno, quindi abbiamo tanti studenti che vengono da Bracciano, da Anguillara, da queste località facilmente raggiungibili, dalle quali si raggiunge facilmente la nostra scuola, e quindi ci troviamo spesso di fronte a studenti che hanno in Primavalle il loro primo approccio con la città, che magari vengono a scuola da noi, che non hanno mai visto il Colosseo e che hanno vissuto in un anello, appunto, suburbano, e si trovano all'interno della città attraverso la scuola, e che sono appunto arrivati a Roma per la scuola. Realtà molto diverse, molto variegate, che però alla fine, grazie al grande contenitore della scuola e al fatto che la scuola è mai come quest'anno e mezzo in cui ci è mancata, ce ne siamo resi conto, al fatto che la scuola, dicevo, sia proprio il luogo naturale in cui i ragazzi di questa età, anche i nostri che sono dai 14 ai 19 anni, trovano una modalità di relazione tra di loro, con l'adulto, col percorso formativo e con discipline più complesse, con un modo di pensare, di guardare il mondo più complesso rispetto alla scuola primaria e secondaria di primo grado, e quindi in una modalità comunicativa che è molto 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 ricca. Ultimissima cosa, vediamo con la nostra esperienza come gli studenti di nazionalità diverse, di lingue diverse, abbiano spesso un approccio diverso nei confronti dello studio. Come possiamo notare spesso che in studenti stranieri che hanno molto desiderio di integrarsi, il desiderio di avere un percorso scolastico di successo e una preparazione culturale adeguata sia proprio molto forte, spesso molto più forte di quanto accade negli studenti italiani con percorsi italiani, di lingua madre italiana e quindi nati magari e cresciuti nel quartiere. Bene, grazie, grazie davvero, grazie. Barbara.
per le tue parole, per come dire, una dimostrazione poi anche con esempi concreti, con quello che state facendo, del fatto che la scuola, in un quartiere, ma in generale nella nostra società, ma insomma in quartieri poi così difficili. Difficili, diciamo variegati, composti da società, da persone di provenienze diverse, con storie diverse, siano dei luoghi fondamentali di incontro, di elaborazione culturale. Insomma, scuole e biblioteche, mi pare, dall'incontro di oggi emergano davvero come l'anello forte della nostra società, delle nostre città, considerate troppo spesso come l'anello debole da parte di una certa opinione pubblica e di una certa politica, mentre invece effettivamente nel concreto sono davvero un anello forte, un anello fondamentale. Bene, grazie. Intanto è arrivata una domanda da parte del pubblico, Roberto Consiglio, quindi passo qui la parola, coinvolgo di nuovo Luciano Villani, perché Roberto Consiglio ci chiede se esistono borgate o quartieri di Roma che abbiano una storia simile a Prima Valle in fatto di migrazioni, quindi prendendo a riferimento quello che è stato detto sulle stratificazioni migratorie, sulla formazione della borgata, Luciano, come risponderesti a questa domanda? Sì, credo proprio di sì. Il modello, diciamo, se proprio vogliamo cercare di definirne uno, credo lo si possa dedurre anche dalle riflessioni molto giuste, devo dire, che faceva Alessandro Guarnacci prima, insomma. Cioè, c'è la parte di edilizia pubblica dove c'è scarsa mobilità, questo non solo a Prima Valle, ma un po', insomma, in tutte le borgate ufficiali che sono ormai pienamente integrate alla città, insomma, ecco, nella periferia storica formata da queste borgate c'è scarsa mobilità per via di queste pratiche informali che tradizionalmente, insomma, hanno messo radici in questi luoghi, quindi la cessione abusiva dell'alloggio, la trasmissione ereditaria dell'alloggio popolare e via di seguito. E invece molto spesso queste borgate hanno trainato uno sviluppo di carattere autopromosso, spontaneo, abusivo, nel quale hanno invece avuto un ruolo centrale gli immigrati e dove oggi invece risiedono molto spesso gli stranieri, insomma, cioè l'immigrazione, i protagonisti dell'immigrazione dall'estero, che non a caso si situano, appunto, e riescono a prendere alloggio nelle parti, diciamo, della periferia di origine abusiva, ma perché, insomma, ci sono dei fattori chiaramente che influiscono e favoriscono questo insediamento degli stranieri: il basso costo degli alloggi, anche vogliamo anche una certa speculazione che avviene da parte dei proprietari italiani, insomma, che nel corso degli anni 70 soprattutto hanno avuto la possibilità di costruire più alloggi, quindi non c'è più solo il soddisfacimento del bisogno familiare, ma c'è anche invece un discorso, diciamo, più articolato di mercato abusivo, e oggi molti appartamenti sono ceduti volentieri agli immigrati anche in condizioni di sovraffollamento, va aggiunto, e questa è una realtà che Prima Valle condivide con altre zone, il Trullo, il Quarticciolo, il Tufello, insomma, e via di seguito. Sì, Roberto Consiglio scrive, appunto, mi viene in mente il Quarticciolo in particolare, sbaglio? Sì, mi pare, sì, appunto, sì, anche il Quarticciolo, insomma, con chiaramente, insomma, appunto, il nucleo centrale, la parte storica, la borgata ufficiale,
e ha in qualche modo, no, costituito l'avamposto per la formazione di tanti altri insediamenti, in quel caso per esempio l'Alessandrino mi viene in mente, o Tor Tre Teste, dove, no, le prime ottizzazioni, soprattutto l'Alessandrino, sono appunto di carattere spontaneo, abusivo, autopromosso, eccetera. Non so se su questo aspetto, diciamo, comparativo tra queste parole qualcosa di più programmatico. L'abbiamo rimessa dentro. Allora, di nuovo con l'effetto eco, perché diciamo adesso mettiamo un po' dentro tutti i nostri relatori. Se Guarnaccio, se vuole aggiungere qualcosa su questa riflessione sulle le migrazioni nelle varie zone di Roma, altrimenti. No, concordo perfettamente. A me veniva in mente proprio il trullo invece, come tra l'altro come paragone tra la struttura di Primavalle e la struttura del trullo. Quindi c'è una struttura centrale che è tipicamente da edilizia popolare e intorno che si sviluppa invece un'edilizia privata dove l'immigrazione è molto più facilitata in questo senso. C'è la zona di Monte delle Capre, chiaramente, no? Che è Benissimo, quella di insediamento degli immigrati stranieri, sì. io allora vi ringrazio per questo dialogo anche col pubblico. Rinserisco nel quadro tutte le relatori e le relatrici che hanno arricchito questa conversazione, questo incontro di oggi dedicato al quartiere Primavalle, organizzato dalla Biblioteca Franco Basaglia. E ringraziamo in particolare Santina Tarantino per aver reso possibile questo incontro. Bene, vi invitiamo tutto il pubblico a seguire queste iniziative, questo percorso per i quartieri di Roma che cerchiamo di raccontare connettendo, rimettendo insieme le esperienze diverse di migrazione nel corso dall'unità oggi, Novecento, all'inizio del Novecento e gli anni più recenti. Di seguirlo attraverso le pagine Facebook di Biblioteche di Roma, delle singole biblioteche di Roma Multietnica e poi del progetto promosso dal CNR Roma 150 Immigrazione. Bene, grazie ancora a tutte e a tutte. Grazie a voi. Ci verranno Grazie caricati. mille. Buona giornata. Grazie.